Salve a tutti, siamo al nostro ultimo appuntamento di questa serie di video sulla storia della musica. Adesso abbiamo davanti il nostro ieri, il Novecento musicale. E vorrei iniziare da un titolo che mi sembra emblematico della sensibilità di questo secolo, il secolo breve, ma così intenso che è lungo cercare di svilupparlo in tutti i suoi significati. Ecco, un titolo che mi ha sempre colpito è il trattato del 1944 di Olivier Messiaen, Technique de mon langage musical, tecnica del mio linguaggio musicale. Ecco, credo che la modernità ci pone davanti all'esigenza di trovare sempre una propria voce personale. È un processo lungo, ovviamente, che vive di un orientamento graduale e a volte visionario, intuitivo, proprio attraverso una grande quantità di esperienze del passato fruite dall'autore, dall'artista, e interpretate in maniera personale con una visione riconducibile soltanto alla sua sensibilità. Ecco, e sarebbe impensabile cercare di esaurire adesso, sia per motivi di tempo, sia per il fatto che la filosofia del Novecento, ecco, per essere scandagliata e compresa ha bisogno di anni di studio. E però, così, per rendere l'idea, vorrei lanciarvi due rimandi che mi sembrano eclatanti, ovvero la rivoluzione della teoria della relatività e quella della teoria della psicanalisi. Ecco, tanto per mettere in ballo due eventi che hanno segnato la storia del pensiero, la storia dell'estetica e il concetto di tempo si è relativizzato. Se la rete spazio-temporale è deformabile in quanto dipende dalla materia e dall'energia, come evidenzia la visione di Albert Einstein, la sua incredibile scoperta, e allora questa verità acquisita dalla scienza ha creato una reazione a catena a livello creativo. Il tempo diventa deformabile. Ecco che nel Novecento, per rendere l'idea delle conseguenze della teoria della relatività, ecco che vengono meno le tre unità aristoteliche di tempo, luogo e azione, e allora l'azione scenica si perde, naufraga in questa rete che è fluida, liquida, risulta malleabile, e il tempo è spazializzato e tutto, ecco, oserei dire, tutto dipende dalla percezione dell'ascoltatore, oltre che dal processo creativo del musicista e compositore. La scrittura di Proust, il flusso di coscienza di Joyce sono tutti esempi di questa frantumazione delle tre unità aristoteliche.
si frantumano, si disperdono in una fluidità. E chi emblematizza questa concezione di tempo spazializzato per primo e con una chiarezza impressionante è Claude Debussy, che non a caso può essere considerato il padre della musica moderna. E la sua composizione per orchestra, dal titolo La Mer, il mare, pensate, composto in 2 anni in Borgogna e tutt'altro che sulla spiaggia. Questo ci fa capire da vicino come mai Debussy rifiutasse a più riprese il termine impressionismo abbinato al suo linguaggio musicale, e piuttosto il maestro Claude preferiva la denominazione simbolismo. E lo dico perché il fatto che La Mer, Trois Esquisses Symphoniques pour Orchestre, questi 3 schizzi sinfonici, il fatto che La Mer fosse composto in base ai suoi ricordi d'infanzia legati al mare, ecco, e non in presenza di impressioni visivamente, sensorialmente poste davanti a lui. E ecco, questo mi sembra che possa chiarire meglio come mai Debussy non si sentisse a suo agio nella categoria di impressionismo. Il tempo musicale in La Mer risulta un continuum di istantanee, una propulsione, un dinamismo continui, e che sono sospesi tra incanto e senso di fragilità. Pur mantenendo la robustezza di un'architettura che rimanda direttamente a quella di una sinfonia in 3 tempi. Quest'opera esprime il processo interiore della percezione di fronte all'immensità del mare, ma non realmente presente, ma così come lo trasmette alla mente e alla sensibilità del maestro Claude la memoria. E la memoria è un'altra delle grandi scoperte del Novecento, non che nessun'altra categoria storiografica abbia attinto alla ricchezza di senso che la memoria può dare, ma con l'altra grande rivoluzione che mi sento di mettere in campo, ovvero la psicanalisi, ecco che i processi interiori come la coscienza, la memoria, il sogno, sono tutti materia viva da cui con particolare attenzione gli artisti nel Novecento, ecco, traggono ispirazione. E Freud, con l'interpretazione dei sogni del 1899, quindi siamo proprio al limitare del secolo, e poi con tutti i suoi saggi successivi mette in luce che la persona è divisa, l'unità della persona viene meno con la visione psicoanalitica, si distinguono conscio e inconscio, e queste due grandi
categorie che strutturano il nostro essere si articolano in es, io e superio, in cui il superio è in parte conscio, in parte inconscio. E tutto questo si riflette nella crisi della soggettività. Ecco, se il romanticismo aveva visto limpidamente la soggettività come materia da scandagliare, orizzonte verso cui orientare un processo di esplorazione, di introspezione lirica, espressiva, profonda, ma la soggettività nel romanticismo appunto era un qualcosa che era risolto in maniera positiva con la dialettica dei contrari. Adesso la soggettività risulta lacerata, disgregata, presenta fratture che sembrano insanabili, nessuna dialettica sembra risolvere la disgregazione dell'io. E tutto questo si riflette in maniera decisiva nell'esperienza dell'espressionismo musicale, però con la sensibilità di Debussy e del suo simbolismo ci sono riflessi anche di tutto questo. Mi viene da pensare all'unica opera di teatro musicale che il maestro Claude ci ha lasciato, ovvero il Pelléas e Mélisande. E detto anche semplicemente il Pelléas, e quest'opera che ha cambiato la storia del teatro musicale con un ricorso al declamato, ecco, è un'opera in cui la trama è scarna e non ha un vero rilievo narrativo, è soltanto un pretesto per mettere in campo l'impotenza della persona, di una frammentazione, di una disgregazione dell'individuo. L'espressionismo perviene invece a un linguaggio gridato, deformato, che vuole rispecchiare senza filtri, con più immediatezza del simbolismo, vuole rispecchiare la crisi della soggettività romantica, la scissione della persona, e vuole essere una denuncia dell'alienazione sociale. E quindi questa avanguardia, rifiutando i canoni tecnici e formali e usando un linguaggio violento, deforme, vuole essere voce della violenza con cui la società deforma i rapporti tra le persone e provoca solitudine e angoscia. Vorrei aggiungere che tutto questo sembra una trasformazione deformata della Sehnsucht romantica. Quella era un senso di anelito indefinito, e una malinconia esistenziale che derivava dal senso di estraneità, perché la vocazione di artista, di poeta, faceva separare nettamente appunto il creativo dalla società borghese e dagli,
dai suoi ideali decaduti di ricerca del potere, del denaro, del successo, dell'ottica del capitalismo. Invece adesso non c'è un senso di estraneità, c'è un senso di alienazione, e quindi non sentirsi estranei, ma sentirsi appunto altro, sentirsi altro dalla propria essenza profonda. E tutto questo è indicativo del fatto che veramente si stavano preparando pagine atroci e disumane della storia umana. Schoenberg nel 1912 scrive un saggio sui principi della musica espressionista in rapporto con il testo, e il titolo è proprio Il rapporto con il testo. La sua teoria è che musica e testo devono essere legati non in ottica formalistica, ma con una coscienza del tempo, appunto, che si riduce a un solo attimo. Infatti potremmo dire che Webern è più aforistico di Schoenberg, proprio perché questa estrema densità di scrittura, di polifonia, comportano una maggiore brevità delle composizioni, che nella percezione non è tale, proprio perché ascoltare Webern ci trasporta in una dimensione temporale estremamente intensa di avvenimenti, e per questo tutto poi si riduce a un attimo. I suoni sono isolati e sono carichi di segni dinamici e timbrici per l'esecutore o per gli esecutori. Ecco, emblematiche le variazioni opera 30 del 1940. E in una frase che si imprime nella nostra memoria, costruire tutto il pezzo da una sola idea principale. Questa è la coerenza più forte. Ecco, così lapidariamente Webern ci trasmette la sua visione, secondo cui la coerenza è pienezza della forma, e invenzione di geometrie. Ecco, tutto questo mi fa venire a mente l'astrattismo di Kandinsky e di Mondrian. Kandinsky nel periodo geometrico, ecco. E la prima opera dodecafonica di Webern era stata l'opera 17, Tre canti popolari sacri, del 1924. Ecco, e sarà a partire da da quest'anno che poi Webern man mano radicalizza la tecnica di Schoenberg verso un oggettivismo, un costruttivismo musicale che è all'insegna della variazione totale. Ecco, variazione totale proprio a partire da una sola idea, che è la base del brano. Ma prima parlavo delle tinte aeree, della trasparenza delle linee di Webern. Al contrario, un altro allievo di Schoenberg, Alban Berg, Berg è più libero e è più lirico, è come il poeta dell'espressionismo musicale. E appunto, dicevo,
al contrario della trasparenza delle linee di Webern, Berg ricerca agglomerati sonori che facciano da sfondo armonico, da tessuto morbidamente materico ai temi. Ecco, e è incredibile, ma con Berg anche la serie assurge a tema, diventa motivo espressivo e lirico, e la costante della sua vena creativa è una profonda malinconia. E l'altra costante, ancora più profonda, è una volontà di ricerca del bello, nonostante tutto. Mi sembra da ricordare il Wozzeck, prima rappresentazione 1925, e poi la Lyrische Suite del 26, e Lulu, altra opera di Berg mai portata a termine a causa della morte del compositore, che è avvenuta per un'infezione mal curata. Oppure il concerto per violino alla memoria di un angelo del 1935. Ecco, Berg non crede in una evoluzione razionalistica del linguaggio, e è l'autore che apre la dodecafonia a possibilità di sviluppi melodici espressivi, e addirittura crea anche motivi conduttori, e questo è veramente un qualcosa di inaudito pur nel clima di radicale innovazione dell'espressionismo. Berg rinnova questa stessa modalità nuovissima di scrivere e si pone come innovatore lui stesso. Quindi è un innovatore al quadrato. E ritornando a Webern, Stravinsky definì Webern intagliatore di diamanti. È incredibile, ma l'ultimo periodo di Stravinsky, pur con la sua sensibilità, volge verso la dodecafonia, verso la serialità. Stravinsky è un maestro che con il suo eclettismo, con la sua creatività straripante, ha segnato la storia davanti a personalità artistiche così multiformi. È difficile cercare di dipanare l'evoluzione della loro creatività. Ci si sente in imbarazzo. Volendo semplificare, possiamo individuare tre grandi fasi della sua attività creativa, ovvero il periodo russo, quello più strettamente vicino alla sua formazione, avvenuta con Rimsky-Korsakov, il grande armonista, e poi il periodo neoclassico, che forse è quello più immediatamente ricondotto al nome dell'autore. E la terza e ultima grande fase creativa è quella, appunto, di una sua esperienza del serialismo. Ma vorrei dirvi che, per ricordare qualcosa della sua produzione, Stravinsky
si pone come l'innovatore per eccellenza del balletto russo, con opere come Petrushka, prima L'uccello di fuoco e infine La sagra della primavera. È una suggestione, ma non è azzardato dire che nella storia della musica c'è un prima e un dopo la sagra della primavera, in cui si vede, ecco, un riflesso musicale acuminato del gusto dei fauve in pittura. Il linguaggio di Stravinsky fin dal cuore del suo periodo russo è un linguaggio politonale e poliritmico, con una visionarietà che è indescrivibile. E nel periodo neoclassico c'è un radicamento nel passato musicale, però alla luce della sensibilità moderna. E allora mi viene a mente Pulcinella, in cui ci sono echi di Pergolesi, e la suite italiana, spesso nominata in francese suite italienne per violino e pianoforte. Sempre del periodo neoclassico e è proprio tratta da Pulcinella. Tra altri grandi autori russi del Novecento dobbiamo ricordare Prokofiev e Shostakovich e il loro tormentato rapporto con il regime. Ha dato luogo a un'angoscia esistenziale che si somma a quella già insita nel panorama europeo e nella sensibilità filosofica e nelle problematiche sociali di quel periodo. Ecco, c'è un surplus dovuto alla atroce oppressione della creatività. E il fantasma della propaganda che si aggira nelle opere di grandi autori come Prokofiev e Shostakovich. Vorrei cercare in poche parole di tratteggiare la sensibilità di Prokofiev, che era stato salutato al suo apparire come un secondo Stravinsky. E in lui balena qualche accento di confessione elegiaca e visionaria, come nelle Visions fugitives del 1917, in mezzo a sopravvivenze romantiche di sarcastico satanismo, i sarcasmi del 1912. Il grottesco è una delle componenti costanti dell'arte di Prokofiev. Dapprima mefistofelicamente sogghignante, più tardi schiarito in una umoristica serenità. L'opera Il giocatore segna forse il punto estremo della dissonante concentrazione armonica. Col tempo si rese chiaro che l'aggressivo modernismo del giovane Prokofiev e il suo irriverente antiromanticismo altro non erano che un'estrema manifestazione di spirito romantico. Il celebre Pierino il Lupo e poi i balletti Romeo e Giulietta, Cenerentola, sono le composizioni più belle create da Prokofiev dopo il suo ritorno in patria,
libere dalle preoccupazioni costruttive degli anni precedenti. Ecco, a proposito di ansia di articolazione della forma, è emblematica la settima sonata per pianoforte. Invece è eminentemente un sinfonista Shostakovich, come Sibelius, grande compositore finlandese, tardo-romantico e post-romantico. E Shostakovich crede nella sinfonia, quale l'Ottocento la tramandò al secolo seguente, con Brahms, Tchaikovsky, Bruckner e Mahler. La sinfonia post-romantica è la massima estrinsecazione dell'arte musicale, veicolo di una concezione della vita fondata sul titanismo beethoveniano dell'uomo in lotta contro il destino. Sono costretta a salutare Shostakovich per passare agli autori tedeschi. Hindemith, Weil, Orff e Stockhausen, sull'onda di un razionalismo, di un costruttivismo musicale, mentre mi sembra veramente tra i nomi che vi ho menzionato si distacca da questo clima appunto di costruttivismo il nome di Kurt Weill. La musica di Weill introduce ritmi di tango, di foxtrot, di scimmi, senza mascherarne in alcun modo la volgarità, anzi spesso sottolineandola con precise scelte timbriche e volute deformazioni ritmiche. L'incontro tra la sua musica e il teatro di Bertolt Brecht viene così ad assumere un rinnovato valore espressionistico. La volgarità è qui deforme e spesso ripugnante. La sentenziosità sociopolitica è gridata e amaramente sofferta. E tutto questo, come nel più intenso espressionismo del Ponte di Brücke, tutto questo con una totale semplificazione dei mezzi linguistici. Il successo dell'opera da tre soldi, tratta da The Beggar's Opera di Gay e Pepusch del 1728, il successo fu subito immenso a livello internazionale. E contro di essa e i suoi autori si scatenò la rabbia dei nazisti. La forza morale di quest'opera sta nell'invito continuo a non giudicare i delinquenti e prostitute che sono i protagonisti dell'azione. Non giudicare nel rifiuto dell'idea che il ben pensante possa farsi giudice di una decadenza morale di cui è corresponsabile. Ecco, ho citato Hindemith, anche qui la grandezza di un autore come Paul Hindemith non si presta a essere semplificata e ridotta agevolmente, ma se vogliamo sintetizzare ciò che ha donato alla storia quest'autore, penso che la chiave di tutto sia un processo creativo che fa del contrappunto e di una sua elaborazione razionale il perno di tutto. Eppure
sua vena creativa è come fondata e rivitalizzata, rigenerata di continuo da un senso di gravitazione tonale che rimane, ma è talmente profondo che risulta insondabile. Ma ecco, forse la grandezza di Hindemith sta in questo. È come se facesse una sintesi personale di tonalità e atonalità attraverso un contrappunto le cui linee poi convergono verso un suono casa. E questo è possibile perché nel suo sguardo la tonalità e il suo sistema di gerarchie tra i gradi è semplificata a un'unica gravitazione, quella per la tonica, cioè il primo grado della scala. È quella la gravitazione che resta forse in fondo e fa comparire spesso una triade maggiore che splende come un sole alla fine di molte sue composizioni e emoziona. È curioso, ma viene da osservare che una triade maggiore non sarà mai tanto emozionante come alla fine di un brano di Hindemith. Mi viene da pensare ad esempio a Der Schwanendreher per viola e orchestra. È come se la serena, limpida maestosità della triade maggiore che compare frequentemente a conclusione dei brani di Hindemith tradisse una profonda, sotterranea fiducia nell'uomo e nella bellezza, e ce lo testimonia Die Harmonie der Welt, Die Harmonie der Welt del 1957, L'armonia dell'universo, una sinfonia in tre tempi in cui i movimenti sono intitolati La musica degli strumenti, la musica umana e la musica delle sfere. Le tre categorie di Boezio. Devo scorrere e limitarmi a volte a evocare i nomi degli autori come fossero spiriti amici, perché il Novecento è veramente un secolo breve, ma come dicevo, talmente intenso che è come fossero due. Mentre in Polonia con Lutosławski e Penderecki la tendenza verso lo studio delle risorse musicali folcloriche, le radici etniche, ecco, si fonde con le avanguardie e quindi al corrente delle ultime tecniche seriali, post-weberniane, puntilliste ed elettroniche, in Ungheria l'esperienza musicale di Bartók e Kodály orienta l'amore per le radici popolari e la volontà di ricerca di linguaggi nuovi in direzione di un nuovo umanesimo. L'interesse per le radici musicali di ogni nazione è eredità della grande categoria tardo-romantica e post-romantica che non ho potuto approfondire nello scorso video dedicato all'Ottocento, e purtroppo per motivi di tempo, e la grande categoria delle scuole nazionali che racchiude autori come Grieg
in Norvegia, Sibelius in Finlandia e poi anche autori spagnoli e così via. E anche in Russia autori come Glinka, Glazunov. Ecco, dicevo, grazie alle scuole nazionali di fine Ottocento era entrata la componente delle radici folcloriche come elemento vitale che potesse veramente dare una linfa nuova alla creatività. Però nell'ottica tardo-romantica le radici musicali di ogni nazione erano integrate con la tradizione classico-romantica e adesso invece nel Novecento la radice popolare in musica diventa componente insieme alla tradizione accademica verso un linguaggio proprio della modernità. E qualcosa di analogo a livello ideale e, ecco, e di prospettiva è ciò che accade negli Stati Uniti con George Gershwin, perché la sua creatività fonde di nuovo colto e popolare in direzione di un linguaggio nuovo. E allo stesso modo esperienze analoghe sono quelle di Copland, Bernstein, Ives. Mentre in America Latina abbiamo da ricordare Villa-Lobos e Ginastera. A proposito di Stati Uniti, ritornando al nord, Giancarlo Menotti è un operista italiano, poi trapiantato negli States, che secondo me è una personalità di spicco del Novecento musicale, con opere come Il telefono, La Medium. Io veramente vorrei in qualche modo che un autore come Menotti fosse più conosciuto e ci porta a spostarci verso il nostro paese. Qual è l'orizzonte e quali le esperienze del Novecento musicale italiano? Bisogna parlare in proposito della cosiddetta generazione dell'Ottanta, una cerchia di musicisti compositori uniti da una profonda amicizia e da una prospettiva comune di respiro internazionale e di apertura, che è intessuta di spiritualismo e che si contrappone al radicalismo individualista dei futuristi. Ecco, e in musica, tra l'altro, il futurismo con Pratella e Russolo, noto per aver speso anni e anni nella sua ricerca di costruzione che poi è coronata, ecco, dell'intona rumori, uno strumento nuovo. E, ecco, dicevo, in musica il futurismo che propugnava l'esaltazione vitalistica della civiltà tecnologica e del progresso non diventa cultura di fatto. Al contrario del futurismo pittorico in cui artisti come Carrà e Boccioni emergono e riescono a fare arte, a fare una cultura artistica
il futurismo musicale invece non ha avuto poi esiti, non è diventato di fatto esperienza culturale, e la generazione dell'80 invece sì, ha fatto la storia, e con una mobilitazione intensissima. Pensate che nel 1917, in piena guerra, Casella, Pizzetti, Respighi e Malipiero, tutti amici della cosiddetta generazione dell'80, perché nati negli anni 80 dell'Ottocento, ecco, questi quattro amici fondano una società italiana di musica moderna. Da ricordare anche la Corporazione delle Nuove Musiche, che dal 23 al 28 ha fatto venire in Italia Bartok come pianista, Hindemith con il suo quartetto, Schoenberg come direttore del Pierrot Lunaire, a Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino, Venezia, Padova, ecco. E dall'altro lato la Corporazione delle Nuove Musiche faceva conoscere la nuova musica italiana nelle maggiori città europee. Ecco, e questo era uno scambio profondissimo, intenso e fecondo, che era monitorato e gestito dalla Società Internazionale di Musica Contemporanea. E con questo intensissimo lavoro di organizzatore, affiancato da quello di compositore, pianista e direttore d'orchestra, Alfredo Casella si mostra come colui che ha aperto la musica italiana alle maggiori esperienze europee. Casella, allievo di Fauré al Conservatorio di Parigi, amico di Stravinsky, appassionato di Mahler e Strauss, e gli epigoni della musica romantica, e attento conoscitore della musica di Schoenberg. Ma ritorniamo a Parigi, dove avevamo salutato Gabriel Fauré come maestro di Casella, e Fauré, direttore del conservatorio e insegnante, delicatissimo e personale autore di musica da camera e di musica vocale. Fauré è definito, descritto da Massimo Mila come l'artista della squisitezza e del gusto. Parallelamente all'arte di Debussy, e quasi un tantino indietro nel tempo si svolge la sua arte, più tenue, più modestamente schiva e raccolta, ma libera e originale, caratterizzata da una tecnica formidabile e, per così dire, invisibile, che sorregge scrupolosamente ispirazioni tanto vaghe e sottili. Lontanissimo dal gusto popolare e folcloristico, eppure intimamente francese per lo spirito aristocratico e puro della sua musica. Direttore del Conservatorio di Parigi dal 1905 al 1920, ebbe allievi eccezionali ai quali il suo insegnamento discreto fornì la sostanza della dottrina musicale senza soffocare la loro disperata originalità. Così Ravel e Casella. Ravel è colui che esce a poco dalla sensibilità debussiana
di ricerca del confine tra suono e silenzio, di ricerca della nuance e del prescurion, quasi niente. Vorrei leggervi una descrizione citata da Massimo Mila, una descrizione del critico e storico musicale Mantelli, che mi sembra un'immagine calzante dell'estetica di Ravel. La sua musica è dominata da una visione organica del mondo sonoro, dalla coscienza della nuova funzione che avrebbe avuto l'elemento lineare della musica. Ravel muove sempre da una preoccupazione formale. Il pezzo in Debussy, quanto alla sua costituzione complessiva, trova la sua giustificazione nello svilupparsi stesso dell'ispirazione. Ravel invece tende a preordinare una struttura entro cui la composizione musicale si organizzi. Inoltre, una preoccupazione formale di un altro ordine domina fin dai suoi primi lavori Ravel. Il gusto del particolare prezioso e raffinato, l'esaurimento talvolta del valore lirico di una pagina nella sua astratta bellezza di suono. Ravel è un finissimo cesellatore, artefice infaticato della battuta. Questa è la conseguenza dell'estetismo che era in germe nella musica di Debussy. Ma nell'atto in cui si indugia a raffinare una sonorità, Ravel riscopre al tempo stesso il valore plastico degli accordi e abbandona le evanescenti dissonanze debussiane e si avvia all'uso della dissonanza chiusa in sé. Sfiorato, riprende Massimo Mila, sfiorato dall'atonalismo di Schoenberg e investito dal dinamismo ritmico e dalla policromia orchestrale di Stravinsky, Ravel trova le sue migliori espressioni nel cauto colore spagnolo affiorante dalla sua origine basca, ma depurato nell'astrazione e in un crescente senso di modernità, sensibile alle attrazioni del circo, del jazz, della musica zigana e sempre più penetrato di un senso di amara e dolorosa umanità che aumenta direttamente con la geometrizzazione della forma. E poi, restando in Francia, ricordiamo l'eccentrica figura di Erik Satie, precursore indiscusso dell'avanguardia musicale parigina e guida ideale del gruppo dei sei, tra i quali non possiamo non ricordare Milhaud, Honegger, Poulenc. Ecco, in proposito, Guido Salvetti ci ricorda che la denominazione I Sei aveva avuto un'origine casuale, perché ad un concerto in cui si presentavano le musiche di Milhaud, Poulenc, Honegger, Auric, Durey e di Taillefer, il critico Henri Collet aveva intitolato il proprio articolo I Cinque Russi e I Sei Francesi. Allora, l'accostamento di questi sei nomi francesi, per quanto fortuito, veniva ad indicare un effettivo cenacolo artistico, anche se nel numero non si era tenuto conto di Erik Satie, il vero animatore e ispiratore. E i sei costituirono un gruppo piuttosto omogeneo tra la fine della Prima Guerra Mondiale e il 1924, legati da stretta amicizia.
ogni sabato sera si incontravano regolarmente, almeno il sabato sera appunto, prima in casa di Milo, poi al caffè Gaia, poi nel più sofisticato locale Le Bœuf sur l'Étoile, così chiamato proprio in omaggio ad una composizione di Milo. Ma c'è anche un altro gruppo, nato in seguito nel 1936, la Jeune France di Baudrier, Jolivet, Daniel Lesur e Messiaen. Vorrei chiudere questa carrellata di nomi e questa nostra esplorazione condivisa con una riflessione su Messiaen. Personalità tra le più contraddittorie e problematiche dei compositori di metà secolo, Olivier Messiaen è di gran lunga l'esponente più originale e complesso del gruppo della Jeune France. Messiaen si era unito alla cerchia di Baudrier, Jolivet, Daniel Lesur non tanto per cercare nuovi stimoli artistici, li aveva già trovati in sé, da un punto di vista spirituale, con l'interpretazione simbolica della sua fede cattolica e tecnicamente, grazie ai suoi studi sul ritmo, sul canto gregoriano e sul canto degli uccelli. Quindi ecco, non tanto per cercare nuovi stimoli, quanto per un bisogno sempre presente in lui di intervenire concretamente sugli orientamenti e gli indirizzi della vita musicale in Francia. Fin dall'inizio, dalla sua entrata nel gruppo della Jeune France, si rivela esserne l'ispiratore più vivace e più ricco di stimoli, però senza mai assumere un ruolo di guida e tantomeno di organizzatore, ruoli che preferiva lasciare a Baudrier e a Daniel Lesur. Andrea Lancia sottolinea proprio questo, come Jolivet, anche Messiaen sente intensamente il fascino della magia, dell'occulto, della capacità di influire con alchimie misteriose di suoni e di ritmi sull'atteggiamento mentale dell'ascoltatore. Ma non una magia primitiva, arcaica, panteistica, come quella della sagra di Stravinsky o delle danse rituelle di Jolivet, quanto di una magia sussunta negli schemi di una religione civilizzata come il cristianesimo e l'induismo e trasferita sul piano di una complessa indagine razionale. Per fare il punto su ciò che è il Novecento e cercare di capire quali sono le prospettive per il nostro presente, vorrei citare il poeta Salah Stetié, unico punto fermo nel naufragio delle antiche certezze assolute, il punto interrogativo. Abbiamo visto un punto interrogativo che è a spaccare in due il presente della realtà storica del Novecento, per aprire una voragine all'indomani di pagine disumane della storia. La creazione artistica da un lato
E dall'altro lato il proliferare di studi intorno alla musica. Infatti alla seconda metà dell'Ottocento, ecco che veramente nasce la musicologia, Musikwissenschaft, che Guido Adler distingue, come musicologia sistematica, storica e comparata, detta anche etnomusicologia. Ecco, compare proprio alla fine dell'Ottocento una ricerca che a braccetto con la semiologia, l'antropologia e l'etnologia, in equilibrio tra orizzonte scientifico e approccio umanistico, compare una ricerca che vuole scandagliare l'universo che sostanzia la musica, vuole andare a fondo di ogni aspetto linguistico, culturale e storico-filosofico che all'ascolto ha una rilevanza sottintesa e misteriosa, fusa insieme a tutto ciò che nella musica bella e vera è presente come un quid insondabile e inesprimibile. E allora, per concludere, mi sembra indicativo che proprio il proliferare di studi intorno alla musica sia stato parallelo al post-romanticismo, alla nascita della musica moderna, alla comparsa delle avanguardie. Da un lato, fiorivano ricerche per dare voce alla realtà della musica e dall'altro lato la ricerca compositiva si faceva sempre più intensa per cercare di dare voce alla musica della realtà. Lo studio e la creazione artistica si sentivano più che mai chiamate a sviscerare il presente e a interrogarlo sul destino e sull'essere. Se vogliamo semplificare e trovare un orizzonte comune a tutte le esperienze del Novecento, io vorrei dire che sono esperienze di tensione profonda. E il punto interrogativo è questo, è una tensione che vuole sviscerare il presente, spronandoci e dandoci stimoli per proseguire il cammino verso esperienze nuove a cui, se possibile, siamo chiamati a contribuire sempre trovando una voce personale. A presto e grazie di cuore a tutti per il sostegno che mi state dando. Grazie del vostro ascolto e di aver condiviso con me questo video o addirittura l'intero percorso che abbiamo condiviso.